Ivo deve provare a correre, ora 5, palla per Maiocco, palla persa con Coroni, va a realizzare. Psicodramma qui a Legnano. Palla corre, s'abbracciamo, riprendendo un motto più consono all'ambiente calcistico romano. Il finale ricco di emozioni vissuto ieri sera a Castellanza, sorriso ai ragazzi di Coach Dalmasson, che hanno vinto di misura grazie al canestro di Capitan Coronica negli ultimi istanti di gara, riuscendo quindi a strappare due punti agli avversari dell'Europromotion Legnano. È stato un match all'insegna del grande equilibrio, con le due squadre che dal primo all'ultimo quarto si sono rincorse punto su punto, senza mai trovare l'allungo decisivo. Già nei primi minuti, infatti, botte e risposte fra Maiocco e Parks, a cui seguono i canestri di Prandin per i giuliani e ancora Maiocco e Palermo per i padroni di casa. L'equilibrio permane per tutto il primo quarto, con micro vantaggi che si alternano da una parte e dall'altra. Sono le conclusioni pesanti di Pecile e Coronica a propiziare il più 4 biancorosso al termine del primo quarto sul 24-28. Ma l'Europromotion non si intimorisce e recupera subito lo svantaggio con Raivio e Sacchettini, poi ancora Trieste a riprendere il timone sorpassando nuovamente gli avversari. Il Legnano ha però il vantaggio dei bonus di falli, che porta quel bottino fondamentale a chiudere la metà gara avanti di un punto, 48-47. A rientro sul parquet, l'Europromotion riparte a marce alte con una serie di canestri che portano ad un mini vantaggio di più 5, subito neutralizzato però dai triestini, che con un vantaggio di 7-0 si portano avanti a metà frazione, riuscendo poi a conservare qualche punto fino all'inizio dell'ultimo quarto. Ed è in questa fase che i giochi si fanno interessanti. Bossi e Parks incrementano il minimo vantaggio iniziale portando la propria squadra sul più 7. Legnano si risveglia con una serie in sequenza di combinazioni a guanta il pari, 70-70. Punto su punto le due squadre arrivano a 3 minuti dalla fine con una sostanziale parità. Legnano passa avanti di 4, Parks però con una tripla recupera strada e Pecili addirittura ingrana la quinta mandando Trieste avanti di un punto, 84-85. I locali, forti della possibilità di spezzare le gambe agli ospiti con i tiri della lunetta, ne insaccano però 1-2, pareggiando i conti ma permettendo a Coronica di chiudere la contesa con il punteggio definitivo di 85-87. Vittoria al photo finish per i giuliani, artefici di una gara di grande cuore, che ora guarderanno con una gioia in più l'arrivo del nuovo anno.